Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di una nuova serie che ci sarà sul canale tutti i sabati alle 13. Come avete letto al titolo, questa sarà una serie di alle domande che voi mi chiedete e io vi risponderò appunto ogni sabato con questa rubrica nuova. Tralasciamo i miei capelli, oh mio Dio, imbarazzanti. 3 secondi, ora va molto molto meglio. Dovete ancora aspettare un pochino, appena cresceranno saranno bellissimi. Come funziona questa rubrica? Per questo primo episodio ho chiesto le domande tramite Instagram che trovate sotto in descrizione, quindi andate giù, guardate la descrizione, seguitemi nei social come Telegram e Instagram che sono molto molto importanti. Matteo Zeni chiede subito: facile, ma riporterai mai le Bedwars? Allora, non le porterò spesso come in un vecchio periodo, però ho in mente di fare una Bedwars con il vecchio gruppo con cui facevo i minigame. State attenti che magari prossima settimana potrebbe uscire, se non quella dopo, o prima o poi, o anche dopo questo video. Mi si è spaccato il labbro, ragazzi, è inquietantissimo. Fa male, troppo male, mi sta bruciando. Bomberflash777 chiede: hai già un tatuaggio o più? Se no, vorresti fartene uno? Ciao Cire, salutami. Allora, ciao Bomber, non ne ho un tatuaggio, però ho in mente di farmene uno prima o poi, forse, non lo so. Deve avere un messaggio per me, quindi no, per adesso non mi è ancora venuto in mente nulla, quindi non ne faccio per adesso. Qual è il viaggio dei tuoi sogni? Mi chiede Show Mendes Fanpage. Io vorrei tantissimo, ma tantissimo, andare o una volta a New York, oppure e andare negli Emirati, tipo Dubai, quelle parti. New York perché voglio almeno vederla una volta. Una volta sola almeno ci sta a vederla. Poi perché c'è un sacco di musei fighissimi che io voglio andare a vedere, come il museo di storie. Poi c'è lo Smithsonian se scende un po' più in giù a Washington, quindi quello sarebbe figo. Invece a Dubai ci sono un sacco di cose che puoi fare, come lanciarti da un aeroplano, fare surf, mare. Quindi non lo so, uno dei due di sicuro voglio andarci, prima o poi, chi lo sa, quando, forse anche mai, eh. Vale chiede la domanda più del mondo: Coca-Cola o Pepsi? Regà, è ovvio che io scelgo Coca-Cola. Solo che ad alcuni piace di più la Pepsi perché è più zuccherata rispetto alla Coca-Cola, perché è troppo gassata. E Coca-Cola, io sono del team Coca-Cola. È come te la pesca o te il limone? Te la pesca, ovviamente. E adesso qua sotto nei commenti, oltre ai dislike, la gente che inizierà a disiscriversi, tutti diranno: no, il tè alla pesca fa schifo. E poi ci sono quelli lì che scelgono: no, ma il tè verde è migliore di tutti gli altri. Questa è una domanda molto molto personale. Allora, Lollo mi chiede: facile, hai mai avuto esperienze terrificanti quando eri a casa da solo? Il 21 dicembre, non del 2012, ma del 2011, ero a casa da solo perché ero un po' ammalato. I miei genitori e mio fratello avevamo questa usanza di andare il sabato al centro commerciale a farci un giro, oppure a farci un giro in città quando stavo a Trento. Quell'anno, in quel giorno, mi ricordo che c'è stato un terremoto e io stavo alla scrivania al computer, mi pare che stavo giocando, non me lo ricordo, stavo guardando un film, e poi a un certo punto inizia a muoversi la scrivania. Ho detto: vabbè, è la scrivania. Era una scrivania bruttissima, tu mettevi la mano, si muoveva tutto. Allora ho detto: sarò io con la gamba o con le mani che per sbaglio l'ho toccata. Poi mi sono girato e avevo un attaccapanni e quella si stava muovendo. Allora mi alzo, guardo, e anche la sedia si stava muovendo. Uno più uno, oh mio Dio, c'è il terremoto. Chiamo mio padre, non mi risponde. Chiamo mia mamma, non mi risponde. Io pensavo di morire quel giorno. Allora sono corso in camera da letto dei miei genitori. Stavo pregando, probabilmente, non lo so. Pensavo di morire quel giorno. E poi ero al quarto piano. Al quarto piano i terremoti si sentono tanto, ma tantissimo, perché faceva così. E io ero nel letto così. È stato orribile, orribile. Un'altra cosa, una volta mi capitava molto spesso, adesso non più, la paralisi del sonno. Non so se sapete cos'è, è una cosa orribile. Praticamente sei a letto, magari stai dormendo, poi ti svegli e hai la sensazione che ci sia qualcuno nella stanza mentre sei sdraiato a letto, quindi guardi ovunque e sembra di vedere strane cose, ombre, demoni, non lo so. Allora cerchi di muoverti ma non riesci a muoverti. Quello è veramente terrificante. A me è capitato un 3-4 volte, poi non di più. Quello è terrificante. Ditemi se anche voi avete mai avuto una paralisi del sonno. Quello è orribile. Facile, mi chiede Ardian: se ci sono i posti cileni, qua sarebbe da mettere una virgola, ma non esiste, qual è il tuo preferito? Allora,
c'era un posto vicino alla città in cui abitavo in Cile, che è bellissima, che è tipo una scogliera. C'era un bel vedere che dava sull'Oceano Pacifico, che era bellissimo. E poi c'erano delle scogliere con delle strane forme. Quello era un posto veramente bello, che mi piaceva molto andarci. Non ne ho altri perché non ho tanti ricordi, però quello era un posto figo. Probabilmente vi metto un'immagine tipo qua, in cui vi faccio vedere che cos'è. È bellissimo. Le parole di Charlie e Anna mi chiedono: sei mai stato espulso da scuola? Se sì, perché? Allora, io in realtà a scuola ero il classico ragazzino che bene o male si faceva allegramente i cavoli suoi. Io non parlavo quasi mai durante le lezioni, non alzavo mai la mano praticamente. Infatti ogni volta che i miei genitori andavano a udienze o colloqui, chiamateli voi come volete, la cosa che dicevano tutti era: suo figlio dovrebbe parlare di più in classe. Cosa che io non volevo fare, perché io ho l'ansia tremenda ogni volta che alza la mano. Pensavo di fare una figuraccia, è quello che mi dava ansia. Facevo una figuraccia e i miei compagni mi guardavano e mi dicevano: è uno sfigato. Alle medie soprattutto avevo questa piccola ansia, infatti non parlavo quasi mai. Avevo i miei 5-6 amici stretti, giocavo con loro, facevo le cose con loro, mangiavo con loro. Fine. Però ho preso delle note. Sceglieresti darci il tuo numero di telefono senza poterlo cambiare o farci dare, credo, il tuo indirizzo di casa? Perché dovrei? Potete contattarmi con qualsiasi metodo possibile. Io rispondo a tutto e tutti. Telegram è pubblico, Instagram è pubblico, Facebook ogni tanto lo apro perché mi ricordo di averlo e rispondo sempre lì. Perché dovete avere l'indirizzo di casa mia e il mio numero di telefono? Il numero di telefono poi, se io lo cambierò, spero mai in tutta la mia vita, sarà un casino per me. Perché io ho una memoria con tanti problemi, soprattutto se ci sono in mezzo dei numeri. Io le date ero pessimo in storia, non mi ricordavo le date di guerre, battagli, quindi no, il mio numero è iper ultra mega privato, non lo avrà nessuno, nessuno di voi lo avrà. Indirizzo di casa a Trento lo sanno tutti in realtà dove abito, semplicemente sono persone normali a Trento, non vengono a molestarmi sotto casa, non mi hanno ancora consegnato pacchi bomba, quindi grazie, fan di Trento, vi voglio bene, grazie per aver mantenuto la privacy che casa mia è un luogo sacro, non si va a casa mia. Poi è capitato che mi urlavate dalla rotonda davanti a casa mia, ma quella è un'altra storia. Io me lo ricordo, il ragazzino con gli occhiali 2 anni fa che mi urlava dalla rotonda alle 2 di notte. Tizi mi chiede: ti hanno mai scambiato per un arabo o qualsiasi altro paese che non sia Cile e Italia? In realtà mi hanno addirittura fermato. Praticamente quando mi sono trasferito qua a Milano, il terzo mese che ero qua, ci sono delle case vicino al luogo dove abito. La metà di quelle sono occupate, cioè ci sono delle persone che si sono appropriate di appartamenti senza aver stipulato un contratto, senza pagare l'affitto e varie cose. E quindi in quel momento c'era uno sgombero. Io stavo andando all'università, erano tipo le 7:30 del mattino o quasi 8, e ero uscito di casa e c'erano 5 blindati della polizia che mi stavano guardando alcuni e mi hanno chiesto i documenti. E io: cosa volete da me? Mi hanno chiesto da dove vengo e tutto, prima ancora che aprissero la carta d'identità, che oltretutto ho dovuto dare una carta d'identità che è spezzata a metà. D'ora è spezzata a metà. Sì, mi hanno scambiato probabilmente per qualche persona subsahariana, se non medio orientale, perché boh, la metà delle persone che abitano in quelle case occupate. Sì, pregiudizi. Leggiamo le ultime due domande. Il Lumene di Crew My Life mi chiede: con quale youtuber vorresti fare una collaborazione? Sinceramente non lo so, perché bene o male collaboro con le stesse persone da sempre e mi trovo bene con quelle persone da sempre, quindi non lo saprei. Mi piacerebbe imparare meglio lo spagnolo, magari con l'aiuto di mia mamma o qualche libro, e riuscire a collaborare con qualche youtuber spagnolo. Quello sarebbe figo, mi piacerebbe molto. Comunque di lingua spagnola, sarebbe preferibile uno spagnolo, cioè della Spagna, perché il fuso orario cambia tipo di 1/2 ore, non di più. Mentre se dovessi collaborare con qualcuno che abita oltreoceano, quindi in Sud America o Centro America, sarebbe un pelo più in casino fare dei video con quella determinata persona a causa di 7-8 orari di cambio di fuso orario, che sarebbe un casino. Ultima domanda di Endless Nameless mi chiede: Facile, quando hai iniziato questa carriera, dove ti aspettavi di arrivare? Hai obiettivi futuri da portare al termine per il canale? Allora, non mi aspettavo nulla all'inizio, perché è stato tipo un inizio molto di gioco, quindi un po' a caso, senza... Non ci ho pensato, ho detto un giorno diventerò X, perché al tempo quello che aveva più iscritti era tipo 10.000, 15.000 in Italia, un roba del genere. Ho degli obiettivi, non ve li dirò perché sono miei privati e non ho ancora deciso quali sono esattamente i miei obiettivi, però ho degli obiettivi. Prima o poi ve ne farò partecipe. Per questo video è tutto, ragazzi, mi raccomando, ci vediamo sabato prossimo con un nuovo Facile, quindi ragazzi sotto nei commenti scrivetemi tante tante domande che vi risponderò nel prossimo video.
Se no, ci vediamo domani alle ore 10 con un bellissimo video in compagnia di qualcuno. Probabilmente domenica ci sarà un video molto speciale, ma non vi spoilerò nulla, ve lo vedrete domani. Tutti i social in descrizione. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qua. Mi raccomando, scrivetemi qualcosa di particolare, tipo qualcosa di particolare nei commenti se siete arrivati fino a questo punto. E oltretutto vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale se siete nuovi. Da Tizio è tutto, ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.